Allora, dovremmo esserci, andiamo a controllare, vediamo se è tutto regolare oppure no. Facciamo il nostro solito controllo di routine. Tutto regolare? Tutto perfetto? Sembra di sì. Perfetto, perfetto. Ok. Siamo tornati e siamo di nuovo pronti all'azione. Ieri abbiamo finito un gioco di nome Brumble, che mi è piaciuto veramente molto. Mi sono parecchio divertito, tanto che l'ho divorato. L'ho finito in un'unica live. Il gioco non era lungo, ovviamente, perché se no, insomma, ci avrei messo molto di più e non l'avrei finito in una live. Gioco interessante, platform horror davvero simpatico. Lo reputo anche superiore a Little Nightmares. E Little Nightmares, devo dire che sia il primo che il secondo capitolo sono stati molto interessanti. Ma questo Brambola ha un qualcosa di davvero particolare e mi dispiace che da quello che ho visto in giro non ha avuto molto successo, anche su siti dove sono iscritto specializzati nei videogiochi. Ho visto la gente che l'ha inserito nella propria lista e sono veramente pochi, eh? Parliamo di meno di 20 persone. Quindi è un peccato perché è una perla. Brumble è veramente una perla che almeno quelli che gradiscono i platform dovrebbero giocarlo. Non voglio dire dovrebbero giocarlo tutti, perché ci sono anche quelli che i platform non li gradiscono, non gradiscono il genere horror, non gradiscono i giochi in terza persona. Lo seguono soltanto un determinato genere. Però, se ti piacciono i platform, guardate che è un titolo che secondo me va considerato. Quindi Brumble, altamente consigliato dal vostro Light. Quindi ricordatevi questo titolo. Oggi cominceremo un gioco nuovo che non c'entra niente con Halloween, però insomma, siamo ormai al 28, quindi portare un altro titolo che riguarda Halloween non voglio, ne ho portati tre di fila, quindi può bastare direi. Per il resto, aria fresca, comunque se lo stile rimane questo, lo stile di Halloween rimane questo fino a che non sarà finito questo periodo, quindi fino al 31 il mese, giusto? Sì, ecco, appena dal 31 scatta il primo, bam, andiamo con lo stile classico. E poi fra una mesata o giù di lì inizierà quello natalizio, che per chi mi seguiva l'altro anno dovrebbe ricordarselo. E ora, a cosa giocheremo? Quale sarà il nuovo titolo? Prima di cominciare, voglio parlare di dove sono stato oggi, perché oggi sono stato in un posto che non è altro che il Festival del Cinema. Ci vado praticamente ogni anno, tanto per fare due passi, un bel posto, intanto si incontra qualche attore, regista, insomma, è un ambiente che per chi ama il cinema ci può anche stare. Poi, insomma, è gratuito l'ingresso, non è che paghi. Poi, se vuoi assistere a dei film, delle prime e situazioni varie, lì magari è diverso, però se vuoi fare due passi lì, tanto per, non è un problema. Anche per questo, vabbè, anche per questo. In realtà io la live la starto spesso verso queste ore, a volte prima, a volte anche più tardi. Però sì, se non c'era questa situazione, magari la startavo anche verso mezzanotte o prima. Comunque, quindi bando alle ciance, oggi torniamo sul genere Brum Brum. Ebbene sì, dopo la gloriosa Tris che abbiamo fatto in passato, Tris che riguardava allora Grid 2, un gioco veramente tosto, soprattutto per uno che non sta lì a chiudersi nei giochi di guida, ma li gioca così, just for fun. E poi è toccato a Burnout Paradise. E poi il terzo è stato Guzzlers. Un gioco, il terzo, che ricordava un po' Death Race per come era fatto. E poi abbiamo fatto una pausa dai giochi di guida, abbiamo giocato altre cose, anche perché dopo un po' sempre lo stesso genere mi rompo le scatole. Infatti, aver già portato tre giochi di guida dopo un po' stava diventando anche pesante, pure se gli ultimi due non erano a livelli di Grid 2. Gli ultimi due erano molto arcade e ci siamo anche divertiti. Ecco, e dopo vari titoli che ho portato di altro genere, oggi finalmente torniamo sul genere automobilistico, un grande classico direi, Need for Speed.
Need for Speed, quello, se non sbaglio, del 2015-2016, che è stato il secondo nell'epoca PS4, dopo Rivals. E che si chiamava proprio Need for Speed, quindi è come se avessero rebuttato in qualche modo la serie ripartendo da un nome originale, capito? Un nome basilare. Quella Bonnie. E una cosa carina che hanno fatto in questo Need for Speed è che hanno reintrodotto il fattore storia, quindi da quello che andremo a vedere non saranno semplicemente gare su gare, ma gare accompagnate anche da delle situazioni, con dei dialoghi e vari personaggi, un po' come se fosse una sorta di Fast and Furious, e questa cosa mi piace anche perché ci sta, ci sta. L'hanno accennato nei vecchi Most Wanted ed l'hanno fatto molto bene in Carbon, per esempio. E vedremo un po' come l'avranno organizzato. Allora. Quindi prepariamoci, che si va. Veloci come il vento. Mettiamoci subito il nostro casco, ecco qui. E prendiamo il nostro volante. Che facciamo? Mi guido senza volante, ti pare? Qui siamo dei professionisti. Io sono l'unico vero ufficiale VTuber di Twitch Italia. Grande guidatore, ragazzi. Beh, certo, è ovvio. Il vero pilota VTuber di Twitch Italia sono io. Allora. Non ci mettiamo la cintura perché essendo il periodo di Halloween andiamo così, andiamo un po' alla do coio coio. Poi quando ritorneremo normali, allora sì, ci rimetteremo la cintura e faremo le cose in regola. Bene, detto questo, direi che possiamo avviare Need for Speed e vediamo un po' come sarà. Vediamo un po' se ci saranno delle novità a riguardo. Tra l'altro io ho preso anche gli altri venuti dopo, eh. C'ho Payback, ho preso Hit, ho preso Unbound e poi piano piano li giocheremo. È ovvio, non di seguito perché come ho detto, troppi giochi dello stesso genere mi rompo le scatole. Giochiamo prima questo, poi giocheremo altro e poi torneremo sui giochi di guida. Quindi con delle pause piano piano li giocheremo tutti quanti. Ok, allora direi che possiamo partire. Siamo belli pronti, belli carichi. Quindi facciamo partire pure Need for Speed. E vediamo dove andremo a finire. O meglio, dove andremo a schiantarci. Controller è vivo, sì? Eccolo qui, perfetto. Ieri Bonnie l'abbiamo finito poi, Bramble, eh? Me lo sono spolpato e te lo straconsiglio, eh? Assolutamente. L'ho trovato anche più bello di Little Nightmares, quindi se avrai modo di recuperarlo, fallo, perché è davvero un gran titolo. Allora, aspetta, qui dobbiamo metterlo così, ok. Prende tutto lo schermo? Sì. Ok, che succede? Ce la fai? Che è, oh? Aspetta un attimo, che cazzo è successo? Aspetta, c'è qualcosa che non quadra. Perché il mio personaggio è storto? Ah, ok, ora è dritto. Sì, no, è per quando metti i giochi a finestra che ti rompono le balle. L'avevo dimenticato questo particolare. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Vai. C'è l'audio, fammi vedere. Ma dovrebbe essere tutto in regola comunque. Io tra l'altro questo gioco all'inizio ho avuto un po' di problemi che ieri lo stavo settando su Streamlabs perché non me lo prendeva con le giuste misure, eh. Tendeva a zoomarmelo un po', a rompere un po' le scatole. Non lo so, diciamo che non l'hanno adattato bene per quanto riguarda Streamlabs, però vabbè, in qualche modo come vedete siamo riusciti a risolvere, quindi a posto così. Allora, controlliamo se va tutto bene. Sì, l'audio c'è. Mi confermate se c'è ancora qualcuno in chat, se l'audio di gioco c'è, va bene, tutto a posto? Si sente l'audio? Si sente il gioco? Che se non si sente possiamo alzare il volume, eh? Aumentiamolo un pochettino, aspetta. A quanto l'ho messo? Ah, l'ho messo a 50.
Vabbè, dovrebbe andare a 50. Anche perché appena inizia a fare brum brum, qui poi ci gasiamo. Allora, dove stanno le impostazioni? Eccole. Allora, comandi, vabbè, sono i soliti. Impostazioni di gioco, sottotitoli, bah, li metto tanto per. Questo. HUD nelle istantanee, non mi mostra minimappa, ok. Vibrazione, vabbè, sì, dai, ci mancherebbe. Vuoi salvare? Sì. L'ha salvato, perfetto. Impostazioni audio, tutto a posto. Impostazione grafiche, dovrebbe essere tutto maxato. Poi se ci sono dei problemi di ottimizzazione abbassiamo qualcosa. Il motion blur l'ho levato perché non mi è mai piaciuto. In generale di vedere questo effetto sfocatura mi dà proprio fastidio. Poi dipende quanto è marcato, però nel dubbio, dopo brutte esperienze in altri titoli, preferisco levarlo. L'occlusione ambientale. Lasciamo questo. Lasciamo questo. Tutto su ultra. Ok, applica. Ok, ora ho applicato. Se come ho detto dovessimo avere dei problemi, al massimo ultra lo facciamo diventare alto. Non è un problema. Con i miei settaggi non dovrei avere nessuna rogna. Però, siccome stiamo anche streamando tutto con lo stesso PC, non si sa mai, capito? Che è un conto se uno gioca un gioco per cavoli suoi, un conto se lo sta streamando, capito? Lo stream comunque ha il suo peso. Per questo molti consigliano di avere due computer. Per non avere questi problemi. Però vabbè. Staremo a vedere, tanto io tengo d'occhio tutto, quindi me ne accorgo se ci sono rogne. Allora, impostazione questo, ok, tutto a posto. Azzera il tuo viaggio. Ah, si può addirittura azzerare la run. Interessante. Sì, dovrebbe andare, fammi fare un controllo. Ho già sentito prima, l'audio sembrava a posto. Volendo potrei metterlo anche a 60 se non mi convince. No, sembra tutto ok comunque. Sì. Ok, allora. Come vediamo, anche questo è incentrato molto sul fattore online. Ormai li fanno tutti così. Però quello che ci interesserà giocare è la storia. E dovrebbe essere questa. Il resto poco ce ne frega. Non ho intenzione di chiudermi come un animale su Need for Speed, non l'ho mai fatto. Per me Need for Speed è gioco la storia principale. Se mi piace tanto ci cazzeggio un po' e poi ci saluta. Ed è quello che faremo anche stavolta. Allora, vediamo un po' se è tutto pronto. Ok. La musica di Halloween l'abbiamo tolta. Va bene, quindi detto questo, let's go! Cos'è questo? Matchmaking, speed, la speed. È un'eccitante modalità di gioco in stile torneo dove competi contro gli altri. Tuffati nell'azione vedendo partite rapide. No, io voglio fare all drive. Cioè, all drive dovrebbe essere la storia principale, no? Sì, credo di sì. Sì, dovrebbe essere questo. No, come? No, aspetta un secondo. Che vuol dire? Come ricerca il giocatore con cui giocare? No, scusate un secondo, ma questo Need for Speed ce l'ha una campagna? Dovrebbe averla, no? Cioè, scusate. Con le 7 cose che non devono assolutamente mancare nel reboot della serie in arrivo. Ok, bla bla bla. Cioè,
Cioè, no, voglio capire se c'è una campagna in questo gioco, ma dovrebbe, c'è sempre stata, non credo che in questo l'hanno tolta. Single player. Non ho capito sta cosa. Perché mi sta cercando un giocatore? È partita, è questa la storia? Credere di sì. È stato pazzesco! Wow, che controllo incredibile, bravo! Oh cavolo, questa non ci voleva. Calma, sono a qualche isolato almeno. Sono in libertà vigilata. Io smammo. Ah, ma proprio persone vere. Poppante! Ah, amico, devi venire a dare un'occhiata qui. Ci sono nomi grossi in città. E ti presenterò il mio amico Travis. Ha un sacco di macchine di cui vuole sbarazzarsi. Una passeggiata. È ora di alzare il livello, lo dico per te. Mi chiamo Spike. Allora ci vediamo lì, ok? Ok, sì, questa dovrebbe essere la campagna, eh. Ho visto qualcosa e c'era un filmato del genere. Preludio, vedi? Sì. Madonna, inizio con lo scascione. Yo, sono Spike. Pensavo di sentirti su Bla. Oh, questo posto sta esplodendo, davvero. Stasera ci sono grandi personalità a Vettura. Quindi, occhi aperti quando arrivi. È un posto difficile da trovare per scelta, ci siamo capiti. Quindi bello, proprio bello sto scascione, eh. Mappa, ok? Ci vediamo là. Non vedevo l'ora di iniziare con una roba del genere. Allora, ci vediamo là. Ah, diciamo che ricorda un po' The Crew, eh. Praticamente sì. Com'è che la vedo la mappa principale? Scusa, M? Messaggi, mappa. Non c'è un tasto diretto per vedere la mappa, scusate. Se premo questo, no. Se premo cosa? Pluto? No. Questo fai le foto. Interessante, non vedevo l'ora di fare le foto. Poi, per vedere. Questa è la visuale. Tac, tac. Dal basso. Potrei tenerla così. E per vedere dietro? Ah, ecco la mappa. Eccola qua, eccola qua. Così vedo la mappa, perfetto. Così non fa niente. Per vedere da dietro? Così la spengo. E niente. Da dietro non si può. Ah, ecco. Così. Va bene. Ok. Incontra Spike. Sì, lo so che devo seguire la linea blu, ragazzi. Sto cercando semplicemente di vedere i comandi, eh. Non è che è la prima volta che gioco a Need for Speed. Graficamente, sì, devo dire niente male, sì. Ricordiamo che questo titolo è uscito su PS4, yo, quindi mi pare anche il mio. Vieni o no? Sì, lo so che sei al club. Certo, allora, questa amico, è la mappa. Un messaggio. Hai sentito? C'è qua gente che chiede di te. Muoviti. Sarà questa tutta la mappa del gioco. Non è piccolina, comunque. Va bene. Vai, andiamo al club, va. Vediamo cosa vuole il signor Spike.
Ah, ritaglie, ho capito. E me lo devi ricordare in continuazione? Ci sto andando. Mi ha preso per un cretino questo gioco. Ogni tanto mi deve ricordare che devo andare da Spike. Se mi ci fai arrivare, magari. Ma sono ancora reali pure qui? O sono in computer grafica? Le mie mani sembrano finte. Ci vediamo là. Come va, amico? Ah, è vero, qui avevano un effetto strano le persone. Se non sbaglio erano vere con un effetto finto. Sì, mi ricordo una roba simile. Si fa festa qui, eh? Need for Speed! Ma dai! Credevo di giocare, non lo so, a Gran Turismo. Ma chi è quel soggetto? Sai di che stanno parlando questi? Ma quello chi è? T-Bone di Watch Dogs? È Crossover. Spike è quello sul trono, scommetto. O è un pirla qualsiasi quello. No, mi sa che era un pirla qualsiasi. Vediamo dopo, sì. Oh, amico, sei venuto. Hai visto? Che eleganza, bene così. Beh, Ci sono persone modestamente. importanti stasera. Solo il meglio. Vieni, ti porto dai ragazzi, andiamo. Vai, portami dai ragazzi. Magari dalle ragazze sarebbe Guarda un meglio. po' che sorpresa. Chi è il bellone? Questo bellone ha appena centrato una derapata da 150 metri tra la I5 e la Eh TARN. sì, eh Oh, sì, la normale sbandata più controllata che amministrazione. abbia mai visto. Deve essere stato grande. Non vedevo Spike così eccitato da... Ah, è sempre così È per eccitato. questo che mi ami. Robin, sarà dura stargli dietro. Fidati piccola, lui ce la fa. Preferirei stare Infatti dietro a io l'ho lei, fatto conoscere signorina, che a Travis lui, e però magari vabbè. spostiamo qualche auto per fare spazio in officina. Non Andiamo. mancherà occasione, non mancherà occasione. Vabbè, quindi che dobbiamo fare? Bella la festa, bello tutto quanto, ma io sono qui Hola, per Amy. correre. Questa è Amy. Niente Meccanico? male, eh? Ti amo anch'io, piccola. Questo tizio sa di cazzone che prima o poi schiatta. Magari mi sbaglio, Travis, io voglio presentarti un amico. Ah, sì? E perché? Dovresti vederlo in azione, che roba, un controllo senza limiti. Smetti di leccarmi il culo. Bene. Così hai attirato l'attenzione del nostro speed Puoi racer. dirlo forte, è un Speed tipo davvero racer. tosto. E questo è un buon periodo per correre. Ci sono talenti di prima scelta in città pronti a fare la storia. Serendipità, fratello. Stelle allineate. Il momento ideale per modificare la tua auto. Qualunque cosa ci sia in quella gabbia toracica, hai l'occasione di dimostrarlo là fuori. Vai, dammi una macchina e io gareggio. Quella bianca non Portale è a male. sgranchirsi un po'. Forse una di queste bastarde ti prenderà in simpatia. Ok, quindi c'è la scelta. Sembra quasi la scelta del Pokémon, praticamente. Io opto per quella bianca, una Subaru. Subaru Baraka. Questa è una Ford. Questa è una Honda Civic. Sì, mi ispira molto la Subaru. 2014, 90, 2000. Sì, vado di questa. Certo che però, cioè, scegliere una degli anni 90 non so quanto ce la faccia. Poi vabbè, dipende quello che monta, eh. La scocca non fa la macchina. Dai, comunque vado di questa, va. Acquista l'auto? Sì. È divertente queste interazioni col reale. Passi da cose reali a Benvenuto cose nel clan, virtuali. fratello. Affare fatto. È bella, non è vero? Dai, Eh Amy, sì, devi devo solo dire farla che sentire e rispetto alla assicurati che faccia macchina le cose base di come prima vorrei. è già Ehi, più ciao, ti interessante. prego, è parcheggiata proprio qui fuori. Ti Spike, te prego. lo ripeto, c'è gente che non ha problemi di soldi che mi paga per questo, quindi. Davvero? Quindi è così? Beh, sì, è così. Aspetta. Wow, io mi sento molto meglio. Ti pago, Amy, lo sai. Mi paga tuo padre, Ma gli ho voglio dato un foglio di piano. carta con Questa scritto tappa assomiglia a cento. 200 dollari. Ecco, No, appunto. io l'odio. L'olio è olio. Non importa se sei il miglior pilota da questa parte della 101. Per quel che la riguarda,
Non sei nessuno se ti manca il grano. È molto poetico. Ed è anche la pura verità, perciò. Sei pronto a spassartela un po'? Forza, amico. Ci troviamo qui davanti e andiamo a fare un giro. Va, finalmente. Che cavolo. Da quello che ho visto mi pare che dovrebbe durare 12 ore la campagna. Però con tutti questi filmati mi sa che ne saranno più filmati che gare, non lo so. Se ogni filmato dura tutto questo tempo. Spero che comunque la storia sia carina, dai. Che non debba vedere soltanto minchioni che mi parlano e mi leccano il culo. Sì, ok. Ragazzi, gli altri ci aspettano. Segui le frecce blu, sì, sì, tranquillo, che le seguo. Guarda, se ora mi arrivano altri messaggi io levo le notifiche perché un po' non si rompe. Il nostro già c'è? No, non sa di no. Ma devo vincere o devo soltanto seguirlo? Vabbè, io per adesso vado, poi vediamo. Largo, largo! Che va sempre a destra? C'è la calamita. Diciamo che non ha una bella tenuta questa macchina, però beh, la macchina iniziale non è manco modificata, quindi mi devo accontentare di quello che passa il convento. È sensibile, quello è il fatto, è molto sensibile, quindi devo stare attento. Se esagero troppo se ne va a fare in culo. Vabbè, comunque, non devo fare nient'altro che arrivare qui, quindi a posto. Non era una gara. Anche perché gara era, scusa. Sopravvissuto a un'altra gara con Spike. Forse ti ho sottovalutato. Gara, non era una gara. Quindi. No, no, Spike ha dovuto faticare. Oh, scusa. Non hai faticato, non esatto. Ha soltanto perso. Sì, sfotti pure. Emanuel, porta qui le chiappe. Bip. Bam, boom, boom. Ciao, signore. Beh, niente abbraccio, amico. Dai, avanti. Non vorrei spezzare quel tuo corpicino così esile e fragile. Avanti, pulcino. Dammi il tuo amore. Tutti un'allegra famiglia. Non farti ingannare dall'aspetto. Questa bestia è davvero agile al volante. Mi chiamo Emanuel. Ma sono troppe sillabe per questi tonti. No, chiamami Mano. Bella presa. Ehi, questo è Fred, Norwegian Ham. Ciao, bello, Frederick. Ok, e adesso andiamo a caccia di guai o ce ne stiamo in cerchio a ridere di Spike? Per me è uguale. Parole grosse. Chi ha fame? Ho cenato una volta sola, stasera ho fame. Accidenti, ma come fai? Tu mangi il doppio di lui. Già, Robin, continua a mangiare e diventerai un barile. Va bene, furbone. Chi arriva ultimo al diner paga per me. No, 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 chi arriva ultimo al diner dobbiamo fare paga un altro per percorso per andare a mangiare. Ma è divertenti queste gare, Cioè, ricordano proprio lo spirito di Need for Speed, no? Dei fighetti che vanno a mangiare al McDonald's. Wow. Emozionante. Comunque mi devo abituare a questa cosa di sti filmati reali, perché è un po' una novità per me. Cioè, in Need for Speed non c'erano mai queste cose. L'ultimo che arriva paga. Prepara il portafogli, Spike. Giusto, Spikey? Mi prenderò un hamburger spettacolare. Siete degli illusi. Ce l'ho il nostro, non ce l'ho ancora. Ce l'ho, non guardare lì che vai a sbattere. No, comunque il nostro non ce l'ho. Quindi niente, non posso fare nulla. Aia, no, cazzo, non l'ho proprio visto. Ero distratto a guardare a destra. Ah,
Vabbè, ma in queste prime gare io non posso superare nessuno, fammi capire. Ho capito che non ho chissà quale macchina, però. Che cazzo succede? Che prende? Un attacco epilettico? Non prendete niente sopra i 5 dollari. Ecco, e mo mangiamo il panino, che bello, tutto che emozione. Costa più di 5 dollari. E niente dessert, ok? Mi sa che per una gara vera dovremmo aspettare un po'. Aspetto solo informazioni sul posto. Io stavo pensando di tornare al club. Vieni anche tu. E perché? Le strade sono aperte, la notte è giovane. Io stasera corro. No, io voglio tornare all'officina. Perché non vieni con me? Potremmo liberarti uno spazio. Ti tirerà lucido, amico mio. Sei geloso, Spikey? Sì, sono geloso di chi rispetta i limiti di velocità. Avete visto Travis oggi? Ah, sì, doveva incontrare qualcuno. Un affare importante. Magnus Walker è qui in città. L'avete visto parlare con Travis al club? Oh, Magnus Walker, ecco, cos'è? Spike parente di Paul? Ha un appuntamento. Ed ecco il destino, amico mio. Stasera noi corriamo, così puoi farci vedere cosa sai fare, ok? Ok. Ma è una gara vera o dobbiamo andare in un altro posto del cavolo? Ci sono 5 modi di giocare e ottenere rep. Avventura Bay, mentre guidi, controlla la parte superiore dello schermo per vedere le tue azioni combinarsi in speed, style, tuning, crew e auto... Vabbè, grazie, stavo leggendo. Vabbè. Che cazzo è Mi Tuning? Sarà un giocatore vero? Vabbè, comunque, andiamo dove dice l'obiettivo e chi si è visto si è visto. Grazie per la carezza, molto gentile. Ah, ma li vedi i giocatori veri sulla mappa? Vediamo. Com'è che si vedeva? Sì, aspetta un attimo. Qual era il tasto? Era questo? Sì. Sì, sì, lo so cosa devo fare. Voglio vedere un attimo una roba. Li posso vedere i giocatori veri? No, non posso vedere niente. No, mi sa che non posso vedere una cipa lipa. Vabbè. Un messaggio. Sono Amy, mi sono dimenticata di dirti che ho sentito uno strano rumore provenire dalla tua auto. O era quella di Spike? Già, forse era Spike, lascia perdere. Mi hanno messo una bomba? Sono al garage, passa quando vuoi, puoi servirti e fare quello che devi. Ok, ciao amico. Uno strano.
No, levati dalle palle. Di qua devo andare. Ma il clacson si può suonare? No, niente clacson. No, è riapparso di nuovo. Ma allora sono obbligato. Vabbè, allora non se ne esce. Niente, allora lo rimetto. E che palle sta cosa dei messaggi. Non si può disattivare, niente, vabbè. Dovremmo convivere con questa cosa. Che ogni tot mi deve ricordare dove andare. Perché non è che basta il percorso, capito? Ho bisogno di questi qui che me lo ricordano in continuazione. Appena in tempo per la fissa quotidiana di Spike per Magnus. Mi stavo giusto chiedendo, e se fosse uno di quelli che adesca gli sbirri, sarebbe outlaw urbano di nome e di fatto, eh? Ehi, tira il freno, non mettere in giro voci. Lo so, era per dire, ma non sarebbe pazzesco? Spike, non è assolutamente possibile. Capito. Vado. Spike, ma a volte mi chiedo se sia a posto. Ok, Amy, abbiamo un nuovo pilota di cui occuparci. È un po' timido, quindi facci piano, ok? A dopo, ragazzi. A dopo. Allora, dovresti venire qua, così ti spiego le regole. Sai dove siamo? Devo andare. Arrivati. E ora che si fa? Entrare nel garage, sì. Per forza, che faccio? Guardo il panorama? Vai, mettetemi sto NOS, va. Che Need for Speed è senza il NOS. Ehi, guarda che ti sento. Ok, non toccare la mia playlist o sei morto. Oh, ciao. Travis mi ha detto che sai mettere a punto un'auto, perciò... benvenuto. Ok, una sola regola. Usa gli attrezzi che vuoi, tranquillo. Ma rimettili a posto quando hai finito. A parte questo... a tua disposizione. Oh, ecco la mia ultima ossessione. Vieni. Niente male come ero uscito, che bel motore. Bello cazzuto, eh. Questa sarà la mia prossima opera d'arte. Me lo sento. Voglio farla vedere a Nakaison prima che lui lasci la città. L'approvazione di un artista come lui darebbe... un bel prestigio a questa officina, giusto? Ok, beh, ho finito. Adesso esco. Forse dopo raggiungo Spike. Oh, Travis ha spostato le auto, così ora c'è spazio per te. E ti conviene prenderlo prima che rimpiazzi quella con molta altra roba. È un buon momento per mettere a fuoco le idee, sai? Pensare all'auto. Seguire la tua visione. Wow. Parlo proprio come Travis. Ok, è tardi, vado. Divertiti. E ci vediamo in giro, ok? Oh, e... metti gli attrezzi a posto. Grande. Ci vediamo. C'è la fissa, eh? Poi li lascio in disordine apposta. Ok. Guarda, baby, ben arrivata, buon dì a te. Allora, scarica nuovi e spettacolari wrap dalla community di Need for Speed. Scorri e visualizza rapidamente i migliori wrap per la tua auto. Allora, direi che è ora di modificare. Il tuo garage, benvenuto alla tua nuova casa. Nel garage puoi riscattare i ricambi trovati durante l'esplorazione. Sì, vabbè, la solita roba, sì, bla bla bla. Allora, mi fate modificare questa macchina, che dite? Allora, vernice e wrap. Vediamo un po'. Ah, questi sono quelli fatti dagli altri. Vediamo. Curiosiamo. Questo è il più gettonato. Ok. Verde. Vediamo quest'altro. Abbiamo pure una signorina. Vediamo questo. Questo. Ah, anche questo non è male. Mm.
Vediamo, vediamone un bel po', va. Ma questo è un po' troppo basic. Giovanna. Questo è il numero 7. No, ma è basic. Cose un po' appariscenti. Le prime non erano male. Vediamo quest'altra col serpente. Beh, devo dire che sono divertiti, eh. Qui sono di tendenza. Se vado avanti, cosa trovo? Fammi vedere. Più recenti. Vediamo i più recenti. Solo rosso? Io li posso mettere gratis o devo pagare? Qui si lo scarica. Vabbè, se sono gratis, ok. Però voglio vederne qualcuno particolare. Non cagate. Vediamo questo. Sono pure le scimmie. Il che è? Lottatore di sumo contro un karateka? Madonna, si sono sbizzarriti qua, eh. E di un pacchiano illegale. E questo che cazzo è? Un altro cos'è? Più popolari. Ah, vediamo i più popolari. Però carino. Anche questo non sembra niente male. Cioè, mo magari passo un'ora solo a vedere sta roba. Cazzarola, anche questo è figo. Oh, ma uno più figo dell'altro? Ma vi decidete? Devo dire che i più popolari non scherzano, eh. Artisti seguiti. Vabbè, niente, sarà una live solo. Oddio, questo è in stile Deadpool, no, veramente. Io sono tentatissimo. Io mi sa che mi scarico questo. Madonna, questo in stile Deadpool è veramente molto figo. Tartaruga. Speed Hunters. Questa dorata. Questo con lo squalo. Senti, fammi tornare su. Allora, avevamo questo. Fammi pensare. Il primo in realtà mi tenta parecchio, eh. Questa non mi dispiace. Vi dicevo, fra questa e questa stile Deadpool. Vabbè, questa stile Deadpool è bella ai lati, sì, però dietro e davanti è semplicemente rossa metallizzata. Mentre questa che è la prima, boh, è simpatico come fatto. Mi piace molto la cosa, l'effetto che separa il bianco dal blu. Sì. Ma sì, dai, facciamo questa, va. Ok, ma l'ha già applicato? Come funziona? Ok, dovrebbe averlo già applicato. Ok, adesso fammi vedere. Vabbè, questo è vernice, adesivi non ci interessa. Non ci interessa. No, io voglio modificare la macchina. Personalizza aspetto. Ah, puoi scegliere proprio i pezzi precisi. Madonna. Ma quanti soldi ho io? Scusate, dove lo vedo? No, ma qui si shoppa.
No, mi sa che questa è roba che devi pagare. Denaro attuale. Ah no, beh, ce l'ho qualche spicciolo però. Ma io ora voglio pensare più al fattore di potenza. Allora, vedi auto. Vabbè, sì, vedi auto, chi se ne frega. Allora, personalizza performance. Filtro dell'aria. Barre antirollio. Oh, ma c'è proprio roba da professionisti qua, eh. Cioè, uno che è esperto di macchine qua si diverte. Pianto nitro. Pianto nitro. Allora, aspetta un secondo. Questo invece... di dare uno stile da maneggiare per regolare l'auto come vuoi tu. Usa la regolazione fine. Se sei un appassionato di motori, o scegli lo slider stile di guida in alto per fare in fretta grossi cambiamenti. Vabbè, lasciamolo così, dai. Torniamo qui. Allora, io direi di andare in pianto nitro. Sì, vai. Ok. Questo l'abbiamo messo. Ma ne abbiamo altri. Vabbè, ma poi rimango senza soldi, non è il caso. Sospensioni, differenziali. Allora, vediamo intanto quante sono. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Sì, vabbè, buonanotte, ma è tantissimo. Ma questo ce l'abbiamo già? Ah, questo è attualmente equipaggiato. E là! Bentornato, One Player. Allora, differenziale. Ah, potrei andare di qualcosa che riguarda l'aderenza. Vediamo sospensioni. Ah, non possiamo sbloccare nulla. Differenziale. Compra articolo. Vai, mettiamo questo. Pneumatici. Allora, vediamo un po'. Pneumatici, non c'è sottrazione, pneumatici. Vabbè, sono uguali questi. Vediamo il prezzo. Sì, sono uguali. Che cosa cambia, scusa? Vabbè, prendiamo questi. Poi freni, vediamo un po'. Possiamo prendere questo. Quanto stiamo con i soldi? Ah, possiamo permettercelo, vai. Freno a mano. Niente. Barre antirollio. Questo è un ricambio di serie aggiornato per aumentare le opzioni di tuning. E non possiamo farlo, ok. Filtro dell'aria. Ok, vai. Vabbè, più avanti avremo macchine più interessanti. Per ora ci concentriamo un attimo su questa, che è la basic. L'intercooler viene usato per raffreddare l'aria prima che entri nel motore. Ma prendiamo. Collettore di aspirazione. Nulla. Questo per ora abbiamo quello di serie. Induzione forzata, fondi insufficienti. Ammazza quanto costa! Costa un casino questo. Vabbè, giocando i punti si fanno, quindi non è un problema. Qui niente. Nulla. Nisba. E albero a camme. La camme aziona le valvole nella testata. Aggiornare a una versione aftermarket cambia il carattere delle
delle canne, definito principalmente dall'alzata della valvola e dalla sua durata, generando maggiore potenza di picco. Ma nel dubbio se ce la faccio, sì. Va bene, ok, dai, abbiamo preso queste cose, poi vedremo più avanti. L'importante è che abbiamo il NOS, comunque. In tutto quello che abbiamo fatto, l'importante è che il NOS è presente. Poi il resto si vedrà. Mi stanno chiamando, vediamo chi è. Grandi notizie, amico. Abbiamo un bel accordo con un deposito. Non dobbiamo più vendere le auto che non usiamo. Possiamo parcheggiarle lì. Controlla in garage. Oh, abbiamo un garage. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma che novità. Allora, vediamo un po', va. Qui abbiamo fatto. Sì, non c'è altro da fare, possiamo uscire. Questa skin che abbiamo messo non è male per niente, eh. Devo dire che si sono sbizzarriti. Ah, magari prima o poi mi scarico anche quella di Deadpool. Tanto per. Allora, e mo che si fa? Qual è il prossimo obiettivo? Se completare eventi, Adventure Bike ti fa guadagnare, vincere ti farà guadagnare ancora di più. I, vabbè, c'è il simbolo dei soldi, possono essere spesi nel garage per acquistare i ricambi performance. Personalizzare, ok, vabbè. Controlla i tuoi messaggi. Salvami. Sto impazzendo. O forse sono già pazza o sto per diventarlo. Scusa, vaneggio. Devo uscire. Ci vediamo. Non accetto rifiuti. Ti conviene esserci. Ok, e questa l'abbiamo accettata. Ora sentiamo quest'altro. Ehi, oh, come va? Sto girando per Royal Park. Non c'è niente di regale in questo posto, ma va bene così, eh. Chi sono io per criticare? Oltre che il campione. Vieni qui, prima che arrivi la pula. Pace. Ok. C'è ancora una notifica, scusa. E su cosa? Ah, devo fare mostra posizione sulla mappa. E da quale andiamo prima? Andiamo da lei? Vabbè, andiamo da lei, dai. Ah, vedi, vedi, ora appaiono i giocatori, vedi? Eccoli qua. I bastardelli. Certo, io ripeto, preferirei che dividessero l'online dal single player. È una cosa che questa fusione delle due cose non mi ha mai fatto impazzire, perché comunque quando sto giocando il single player non voglio rotture di balle. Però vabbè, funziona così. Che dovrei fare? Non so se c'è qualche impostazione per mettere single player totale, però vabbè. Comunque, allora, l'obiettivo l'abbiamo messo. Quella gara sul circuito con Spike. Serve questo, no? Allora, questa è Amy. E questo dovrebbe essere Spike. Ma io ho fatto mostra posizione sulla mappa. Ah, ho capito. Me la mostro e vado direttamente qui. Ah, ma c'è un altro arrivato. Mo lo sento. Mentre se vado qui, faccio qui e mi manda qua direttamente. Ok, ok, ok. Devo prenderci un po' la mano. Vai, sentiamo lui, va. Sai, c'è in ballo parecchio, ma voglio fermarmi un po', vedere che succede. Sì, già, una pausa servirebbe. Ehi, dov'è Robin? Tranquillo, Spike. Arriverà. Cosa? No, io... chiedevo solo, sai, avere tutta la crew riunita è bello. Tutto qui. Mm-hmm. Il tuo segreto è sicuro. Lo sa tutto il mondo. Smettila. Dov'è Travis? Non lo so. Provo a scrivergli. Perché non andate tutti al diner? Vi raggiungo dopo. Può essere un'idea. Sì. Tutti al diner. Allora. Vediamo un po', va.
Quale facciamo per primo? Dicevo, questo qui, dai. Il simbolo, basta che ci clicco. Ecco fatto. Che altro vogliono? Abbiamo organizzato questa cosa con un amico di Travis che costruisce Hot Rod. Si possono già acquistare e guidare. Ci sarà da divertirsi, amico. No, mi stanno riempiendo di missioni, ma mi dà tregua. Non è che se mi date 100 missioni da fare o me ne date una alla volta cambia qualcosa. Piano piano le facciamo. Ok. Cosa termina una gara sprint da punto a punto? Chi taglia per primo te la guardo vince. Ma dai. Invita tutti. Inizia l'evento. Vai. Ok, cambiamo marcia. Questi che sto affrontando sono giocatori veri o sono bot? Madonna, che cazzo è, oh? Delirio. Dai, stai concentrato. Corri, corri! No, no, secondo me sono botto. Ti devo semplicemente prendere la mano. No, questi coglioni maledetti. Dai che siamo primi. Diciamo che il NOS c'è, ma non è niente di che. Vabbè, è ancora un NOS basic, quindi non è che posso pretendere di avere chissà che tipo di NOS. Oh, che è l'ultimo! Ho vinto, ragazzi. Come giusto che sia. Cazzarola, c'ho difficoltà pure all'inizio, allora lasciamo perdere. Andiamo a giocare al gioco dei puffi, cioè. Figo, figo comunque. Sì, sì. Ok, e questa è andata. Mi hanno dato anche dei soldi, dove li vedo? Sì, 4.000, buono. Ok. Niente male. Facciamo un test a testa. Vediamo come va il tuo mezzo. Fammi sapere. Allora. Facciamo adesso lui, va.
Io non ho mai capito perché quando metti la visuale, ecco, fanno una visuale o così, no? Ma chi gioca col volante non vuole questo tipo di visuale. Vorrebbe quella dove stai dentro la vettura, capito? Che vedi il volante e tutto. Sta visuale così fa schifo. Infatti non ho mai capito quello zoom lì. Mentre in altri giochi, diciamo, un po' più seri e simulativi, sei dentro la vettura. Prendi un assetto corsa. Assetto corsa, sei dentro la vettura, per esempio. Potrebbero farlo anche in quelli così, eh. È una cosa così assurda. Qua dire che non si passa. Ah, ok, la barra del NOS è quella. E si ricarica. Quindi praticamente il NOS è infinito. Anche perché nei vecchi giochi il NOS non era infinito. In quelli vecchi lo potevi usare un tot e poi basta. Quindi già che puoi usare il NOS infinito è un vantaggio allucinante, che facilita di tanto il gioco. Però vabbè, alla fine uno si deve anche divertire, no? Quindi chi se ne frega. Poi come ce l'ho infinito io, ce l'hanno anche gli avversari, quindi non è più usalo al momento giusto che poi non c'è più. Ora è usalo al momento giusto, ma ricordati che può tornare costantemente. E quindi i momenti in cui devi usarlo al momento giusto non fanno altro che aumentare. Poi mi manca quello stile che aveva con le gare dirette senza la parte open world. Boh, non lo so, cioè non è male il fattore open world, però sinceramente di andare da una parte all'altra e perdere tempo non lo trovo il massimo. Preferisco più fai una gara, finita, passa alla prossima. Sì, preferisco di gran lunga così. Alla fine nei fattori open world, cioè, qual è il divertimento? Cioè, fai questo, vai al punto che dove devi fare la gara, perdi tempo e poi fai la gara, e io mi dovrei divertire a fare questo, capito? Questa è la cosa che non mi ha mai convinto di mettere l'open world nei giochi di macchina. Però vabbè, ormai li fanno praticamente quasi tutti così, quindi pazienza. Ok. Ho capito che sarà un vizio andare al dinner qui. Cosa? No, no, aspetta, fammi spiegare, ok? Derapare è troppo sicuro. Cosa? Non c'è nessuna eccitazione, non ce n'è, chiaro. E chi l'ha detto? Ehi. Tu? Forza, Amy, dammi una mano. Io un po' lo amo e un po' lo odio. Cioè, mi fa star male sentire che rimbalza sull'imitatore, ma... mi emoziono anche quando la faccio scivolare al punto perfetto. Sì, sì. Ok, me ne vado. Vieni con me? Sì, ok. Ma questi sanno parlare solo di macchine, non mi capire. A dopo. Siediti, amico. Ma un argomento, mi dicono.
Lui odia la derapata per una semplice ragione. Non ne è capace. Oh. Ci vuole una certa raffinatezza per farla scivolare e sgommare alla grande. Devi portarla fino al punto critico. Come si può prendere seriamente una persona che ti parla con una pettinatura del genere? Non sbagli mai. Beh, ho capito che sei grande e grosso, però. Devi sangue, chiaro? Ah, oh, lo vedi? La nostra Robin. Lei ha classe. Ha la mano ferma. Spike? Lui invece strattonerebbe il freno a mano come un teenager neopatentato. Ma dai, Manu, non è così male. È un bene che suo padre abbia qualche soldo in tasca. Ecco quello che penso. Ok, abbiamo parlato troppo. Vado fuori. E da quando questo è un problema? Beh, è un problema quando stiamo qui a chiacchierare invece che fuori a guidare. Ascolta, sto mettendo insieme qualcosa. Niente di concreto per ora, ma se sei stanco di zen e vuoi un po' di caos rumoroso, ok? Ti farò sapere. Vabbè, una nuova tipa che mi dà le missioni, abbiamo capito. Sempre una curva avanti la ragazza. Quando c'è lei le cose succedono e basta. Ad ogni modo, ti consiglio vivamente di provare a sgommare a Ventura Bay. Sì. Ti chiamo, ok? Ti metto in contatto con la scena locale. Sì, sì, bravo, nutriti. Tu e i tuoi fantastici capelli. Ok, adesso vediamo un po'. Da chi andiamo? Andiamo da lui. Ok. Porta a termine una gara su più giri. Kitaya, vabbè, sì, la solita storia, dai. Allora, vai, iniziamo. Ovviamente la polizia che rompe le palle non può mancare, vabbè, ma quella è una garanzia. Ok, amico, diamoci dentro. Preparati a una bella lezione. Ah, è uno contro uno. Ok. Gli uno contro uno mi sono sempre piaciuti. Ah vabbè, ma se cominci così, bello mio, me la rendi facile. Ha appena iniziato, si è schiantato. grazie. Gentilissimo. Oh, sto stronzo. Vabbè, ma quello l'hai pagato tu. Mi hai pagato il bastardo da aprirmi addosso, eh? Eppure nonostante ciò non è riuscito a superarmi. Ma dov'è finito l'avversario? Ma è morto sul colpo? Vabbè. Ho quasi voglia di fermarmi per aspettarlo, guarda. Per dargli un minimo di possibilità. Una gara dove non c'è un minimo di competizione, non so. È proprio vincere facile così. Ok che sono le prime gare, sia chiaro, eh. Quindi è normale che all'inizio sia facile. Poi più avanti sicuramente la situazione cambierà radicalmente. Non è che possono mettermi le bestie di Satana all'inizio, eh. Altrimenti dopo diventa leggermente complicata la situazione. Lo vedo dietro il tizio, madonna, si è schiantato male. Ma
Io inizio a pensare che è morto sul colpo, eh. Che dire, pace all'anima sua. Ma era Spike, RIP Spike. Magari ha visto qualche bella signorina e si è fermata a parlarci. Eccoli, ah madonna che liscio. Sono i maledetti che spuntano sempre a tradimento. Meno male che non era una gara importante, quindi pure se mi colpivano chi se ne frega. Tanto il mio avversario probabilmente si è addormentato e è morto, quindi no problem. Andiamo di un po' di nos così, tanto per il meme. Arrivati. Ma la prendo proprio in lentezza, proprio tranquillo, 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 relax, relax, senza il minimo sforzo. Cioè, io capisco fare le prime gare facili, ma così è stata un po' una truffa, eh? Beh sì. Così mi sento quasi di aver truffato. Però che ci devo fare? È andata così. Suppongo tu abbia qualcosa da fare, eh? Vieni a Longhorn di Franklin Terrace. Ci stiamo rilassando lì. A dopo. Ok, allora. Aspetta, no. Per gli obiettivi devo fare... Ah, così devo fare. Allora, prima di andarci a rilassare, andiamo da lei, va? Aspetta, che voleva dirmi? Perché non ho sentito il messaggio. Niente male. Facciamo un test a testa. Vediamo come va il tuo mezzo. Fammi sapere. Vai, vai. Però voglio vedere se sarei diverso dal tizio di adesso, perché il tizio di adesso è stato un test a testa un po' patetico, eh. Ora non dico che devi essere Flash, però darmi quella leggera sensazione di agonismo non è che mi dispiace. Ma proprio leggera, eh. Proprio quella sensazione che forse potrei perdere, capito? Spike, dammi retta. Lascia perdere questa cosa di Magnus. È una leggenda. È l'unica strada per la vetta è battere una leggenda. Devo dare ragione a Travis qui. No, anche tu, Robin. Ehi. Perché non segui il tuo piano? È questo il mio piano, il mio nuovo piano, non capite? Ora o mai più! Senti, Manu è a Longhorn. Andiamoci e parliamone con calma. Ah, scordatelo, io ho deciso. Non posso, Robin. Ho un appuntamento. Un'altra volta, ok? Ok. Tenete d'occhio il novellino. Va bene. A dopo. Ragazzi, ci vediamo a Longhorn. Comunque sì, mi ricorda molto The Crew per come l'hanno fatto. Vabbè che pure in Rivals c'era una roba simile. Qui diciamo che hanno affinato un po' quello che stava in Rivals. Thank you.
basta di fare il giro, quindi ve lo conta questo? No, non è questo il percorso. Era troppo facile, no? Oh, ma in continuazione questi, ma mi date tre. Se Spike comincia a darti sui nervi, conosco un posticino dove divertirci. Non è lontano. Baci quando hai finito le tue cose. Ci vediamo là, a dopo. Sono sempre a riempirmi di messaggi sti tizi. Ragazzi, stiamo un po' calmi. Ma guarda se fra 5 minuti arriva un altro a contattarmi, eh. Mi sorprenderei, guarda. Cosa? Vedo come iniziare l'evento. Cosa ti cambia? Madonna mia, come rompi le palle. Ok, vai. Che cambiava che stavo di qua o di là? Mi mettevi tu al punto giusto. Volevo pure la direzione giusta. Vediamo se la signorina se la cava meglio di Spike, va. Ma tutto dipende da quanto è veloce la sua macchina. Se la riesco a prendere, allora c'è poco da dire. Vabbè, è difficoltà facile questa gara qui, quindi non dovrei avere grossi problemi. Oh! Stavo per andare a sbattere. Perché io ogni volta guardo in una direzione e poi mi distraggo. E poi è lì che lo prendo in quel posticino. Allora lì c'è un giocatore vero. Vedi non rompermi le palle, eh. Sta alla mia sinistra, l'ho vista. Io comunque dopo questa gara voglio vedere una roba. Voglio vedere se si può giocare single player, cioè senza avere rompiballe in pista. No, perché sta cosa non mi fa impazzire, eh. Dai, ma l'ho urtata, ma perché non ha rallentato? Ma non si può fare sta cosa qui. Che gli vai addosso e li fai rallentare. Certamente in vari giochi di macchine si può fare. Occhio, occhio. Oh, oh, ho vinto, vero? Madonna, mi ero un attimo distratto. L'ho presa proprio calma, capito? E ho rischiato, perché la tizia non ha fatto come il signor Spike. La tizia mi è stata attaccata tutto il tempo. Comunque sì, ora voglio vedere un attimo se si può mettere single play. Perché so che quelli dopo l'hanno lasciata questa possibilità. Voglio dirci anche qui sta cosa. Allora. Dove devo andare? Devo andare qui. Impostazioni. Allora. Impostazioni di gioco. Ah, eccolo qua. Se tu vuoi voler passare una partita in solitaria? Sì. Quindi così diventa single player, se non sbaglio. A me non me ne frega niente del multiplayer. Non me ne può fregare di meno del multiplayer. Io voglio semplicemente giocare la campagna. Quello voglio. Niente di più e niente di meno. Cioè, se io decido di giocare multiplayer, deve essere una scelta secondaria, capito? Però mentre sto facendo la storia principale non voglio rotture di palle, capito? Non mi voglio trovare che mentre sto facendo una gara e magari sto per vincere mi arriva un giocatore magari da davanti o di lato che mi fa sbandare e mi fa perdere. Non mi voglio trovare in una situazione del genere. E so di cosa parlo. Quindi fatemi fare la campagna tranquillo. Poi, se avrò voglia di affrontare gente randomica
o qualcuno che conosco ce l'ha e ci vuole giocare. Ok, ma per adesso la campagna fatemela fare tranquillo e fatemi concentrare semplicemente sui bot della storia. Semplicemente su quello mi voglio concentrare. Niente di più e niente di meno. Ok, quindi ora siamo ufficialmente single player, giusto? Se non sbaglio. Meno male che l'hanno messo, perché insomma... No, ma non vedo perché uno deve essere obbligato a giocare insieme ad altre persone se non c'ha voglia. Allora, vediamo un po' la situazione. No, comunque adesso sì, dovrebbe essere impostato il single player. Vediamo un po'. Dove si andava? Qui. Gioca all drive. Che non c'è. Ok. Quindi adesso è impostato il single player. Ok. Ora ci siamo. Che gran figata. Ad ogni modo, Manu dice che ci sono delle belle corse. Vogliamo incontrarci? Pace. Ma perché no? Dai, vai. Aspetta, ma sbaglio sulla mappa, vedo gente. È una mia impressione. Questo non è un giocatore? O mi state prendendo per il culo, scusate. A meno che li vedi, ma loro non ti possono toccare. Quindi è come se diventassero dei fantasmi. Non lo so. Vabbè, staremo a vedere. Vabbè, se nessuno mi rompe le balle, per me non è un problema. Che per adesso mi sta piacendo. Almeno con l'introduzione delle persone è un gioco un po' più anonimo rispetto a fare gare su gare contro sconosciuti, non sai chi sono, non parlano, non mugugnano niente. Dai un po' di carattere alle varie situazioni e ai vari avversari, ci può stare. Come ho già detto più volte, io sono sempre a favore di una modalità storia o di una campagna in un videogioco. Basta che sia una cosa carina, fatta bene, divertente. È una cosa buttata lì tanto per, se la possono anche risparmiare.
Sono curioso di vedere poi nei prossimi Need for Speed che ho preso, visto che ho preso anche tutti gli altri che vengono dopo questo, fino ad Unbound. Voglio vedere poi se hanno tenuto comunque questo stile. O se sono tornati su gare anonime contro tizi, insomma, stanno lì, fanno il loro e poi bye bye. Mi ha sorpreso che in questo hanno messo perfino persone vere. Hanno preso proprio degli attori, capito? Degli attori in carne e ossa che hanno recitato per fare le scene del gioco. Tu ovviamente sei anonimo, non si sa chi sei. Ma questo vabbè, eccolo là, a posto, grazie. Questo ovviamente l'hanno fatto per immedesimarti, capito? Non si vede proprio il pilota nella macchina. Però si vede che c'è qualcuno, no? Sì, sì, qualcuno si vede. Però vabbè, ci può anche stare, eh. Cioè, non sto a pretendere che parlo. Anche se in The Crew c'era. In The Crew era uno parlante, apparivano i filmati. Cioè, era comunque un prefatto che aveva un suo carattere, una sua autorità nel gioco. Infatti devo dire che la storia di The Crew mi è piaciuta. Non mi faceva impazzire che ero obbligato a cambiare macchine in continuazione per determinate corse, quello no. Anche perché se c'è una macchina che mi piace e mi ci trovo bene, voglio tenermi quella, modificarla, potenziarla e decidere io quando magari cambiarla. A meno che non è una macchina che è arrivata al suo massimo e per certe gare ci vuole qualcosa di più potente, quello è un altro discorso. Però se una macchina è potente e tutto, ma non la posso usare perché mi obblighi a usarne un'altra in un altro tipo di gara, è una cosa che mi stupa, capito? Infatti questa cosa di The Crew non mi aveva fatto impazzire. Poi lì avveniva molto spesso, Questi cambi di auto avvenivano veramente molto, molto spesso. Ok, sono arrivato, che si fa? Ok, vedi, qui mi fa inizio evento. Non dice invita tutti, vedi? A posto, vai. Ah, sua signoria ha deciso di presentarsi. Andiamo. Se la corrono questi, eh. Corre quello, ma di questo passo non lo raggiungerò mai. È tutto un giro tondo. Madonna, che gara noiosa. Ma di questo passo non lo supererò mai. Ci riprovo però.
può rifare? È una cosa incredibile, oh. Non riuscivo a raggiungerlo. Ah, oh, sua signoria ha deciso di presentarsi. Andiamo. Sto dietro a questi, non li raggiungo. Ah, non mi supera. Quelle cose sono semplici, o la macchina non va più bene, o la macchina non va più bene perché qui non riesco a raggiungerli, eh. Ma siamo già arrivati a quel punto che la macchina fa cagare. Arrivi veramente già a sto punto. Mi devi rompere i coglioni. Ce l'ho fatta. Cazzo, ce l'ho fatta, ma con fatica, eh. Inizio a pensare che fra un po' la macchina già non va bene. Non lo so. Non riuscivo a raggiungerli. Cioè, ce l'ho fatta perché hanno fatto delle minchiate, per questo. Wow, belle curve. Era un po' che non vedevo qualcuno così bravo. È così bravo un cavolo. Così bravo un cavolo. Che così bravo. Ho vinto perché all'ultimo siamo venuti a sbattere. Che così bravo. È così bravo, certo. Mi prende pure per il culo, mi prende. Allora, vediamo un po' il prossimo. Yo, suppongo tu abbia qualcosa da fare, eh? Vieni a Longhorn di Franklin Terrace. Ci stiamo rilassando lì, a dopo. Allora, quanto siamo messi di soldi? 16.000. Cos'è questo? Longhorn. Trova il ritmo. Aspetta, ma il garage mi può apparire direttamente qui? Ah, ok, c'è il viaggio rapido. Ma immaginavo che c'era il viaggio rapido. Mi pare che non c'era un viaggio rapido. Me lo facevo tutta a fette. Mo vediamo un po'. Abbiamo fatto un po' di soldi, quindi quasi quasi potenziamo un po' la vettura, va? Allora, vediamo un po' come farla. Chi è là? Eccoli là, già pronti a rompere i coglioni. Ehi, sono Robin. Vado a provare un paio di posti attorno a Bay. Vuoi venire? Ok, ma allora magari ci vediamo, eh? Allora,
Vedi auto, no, questo. Ma intanto andiamo dal signor Noss. Che era questo? No. Allora, questo è un quantitativo medio di nitro tempo, si ricarica con il passare del tempo. Questo è un quantitativo medio di nitro d'azione, può essere ricaricato eseguendo azioni di guida. No, no, preferisco usare quello a tempo. Vai. Ok. Niente. Ok. Niente. Niente. Ok. Niente. Vai. Niente. Ok. Niente. Vai. Dovrebbero essere finiti. Madonna, quanti ne abbiamo? Fatto tutto. Ok. Ok, per adesso è potenziata, diciamo, al massimo. Per quello che permette. Ehi, ciao. Fisso i muri e sento le voci. Devo vedere qualcuno. Incontriamoci. Facciamo una corsa, quello che vuoi, non importa. Non mollarmi però. Ci vediamo. Ma pure da psicologo devo fare questo gioco. Eh sì, non c'è modo migliore di fare una corsa per rilassarsi. Io avrei modi differenti rispetto a guidare, ma va bene, dai. Anche una corsa la facciamo rientrare. Allora, vediamo un po' la situazione. Andiamo da lei. Mi sentiamo? Ehi! Sono Robin. Vado a provare un paio di posti attorno a Bay. Vuoi venire? Ok, allora magari ci vediamo, eh? Vai. Sente che è potenziata, eh? Eh sì. Guarda il nostro. Ed è quello medio, ragazzi. Madonna, appena metto quello massimo, che facciamo? Ce ne vogliamo fare in culo? Queste modifiche che ho fatto iniziano a farsi sentire, Bene, bene, bene. E abbiamo ancora la macchina base. Non abbiamo altre macchine. Voglio vedere appena sblocco macchine un po' più interessanti. Lì sì che si vola. Aia, la polizia. Via. Sono salvo? Sono salvo o non sono salvo?
2, 1. Ok, salvo. Ma che Need for Speed è se non c'è la polizia, ragazzi? È per questo che un gioco come Pro Street a me non mi ha preso. Pro Street, io non dico che era un brutto gioco, magari poteva anche essere interessante, però non è Need for Speed. La mia idea di Need for Speed è questo: gare illegali, la polizia che ti rompe le palle, capito? Macchine modificate all'estremo, quello per me è Need for Speed. Infatti pure Shift, anche Shift non mi è piaciuto. Fate altri tipi di giochi, ma non chiamateli Need for Speed. Per me Need for Speed deve essere questo. Se mi levi l'illegalità, per me è un altro gioco. Per me diventa un Gran Turismo, diventa un Project Cars, tutt'altro, ma non è questo. Ancora loro, ancora a rompermi le palle. Cosa vuoi? Amico, vuoi farti una derapata o no? Non so se te la stai spassando con gli altri, ma io ci sono se vuoi divertirti davvero. Intesi? Allora ok, a dopo. Sì, guarda, non vedo l'ora di spassarmela con te, ma è il mio sogno. È il mio sogno segreto, guarda, mano. Soprattutto di rivedere i tuoi fantastici capelli. Controllare una cosuccia. Sa di no. Allora, questa era 15,60. Quanto c'ho io? Madonna, per poco. Ah, già. Vabbè. Ok, torniamo a noi.
Arrivati. Niente, devo girare, se no non gli sta bene. Anche se nelle derapate non è che sono un fenomeno, ecco. Ci proviamo. Vabbè, proviamo. Ce l'hai fatta, grande. Allora sotto. Provo ad andare di potenza, vediamo se riesco a frutto. L'unico modo per batterla è puntare sulla potenza, perché se voglio puntare veramente sulle curve mi attacco al cazzo. No! A me l'ho detto. Le gare fatte in derapata... insomma... non sono cosa facile. Se vinco è semplicemente perché c'è la macchina più veloce. Ho vinto solo per quello, lo ammetto. Solo perché ho la macchina più veloce, perché se no... cioè, un'intera gara di curve per me è qualcosa di veramente molto complesso. Posso impegnarmi a farne qualcuna, ma tutte così diventa terrificante. Se non avevo la macchina più veloce della sua, dubito che ce l'avrei fatta. Lo dubito fortemente. Vabbè. Pensa, ma gli passa attraverso. Ti possiamo avere una serata, no, giusto? Ti serve un cambio di scenario. Tipo una prova a tempo. Vediamoci. No, mi vado a dopo. Non farmi aspettare. A dopo. Ma a meno che non sono botto qui. Non lo so. Mister. Allora. Andiamo da lui. Yo, sono Manu. Se Spike comincia a darti sui nervi, conosco un posticino dove divertirci. Non è lontano. Baci quando hai finito le tue cose. Ci vediamo là. A dopo. C'è un'altra gara di derapate, fammi capire. Tanto per regalarmi nuove emozioni. Vabbè, vediamo. La pizza che ho mangiato oggi mi ha fatto venire una sete che ogni tot mi fermo a bere. Una cosa illegale, oh. Vabbè che era con le alici, eh. Che io sono un drogato di alici. Però, cazzarola. Meno male c'è il bolero accanto, altrimenti qua sarebbe dura. No! Ho rischiato, eh! Ho rischiato di schiantarmi male, eh!
No, no, basta che si distrae mezzo secondo qua. Anche perché devo semplicemente arrivarci, non è che sto facendo una gara, quindi posso anche prenderla con tutta la tranquillità di questo mondo, non è che sto facendo una corsa di sopravvivenza. Arrivo quando arrivo, non è a tempo. Posso anche andare a 10 all'ora, per quanto mi riguarda. Quello che conta è arrivarci. Vai. Oddio, un'altra corsa di derapata, che bello. Ok, sapevo che ti non vedevo l'ora, guarda. La passione per le derapate non ti lascerà. No, ma per me mi può anche lasciare la passione per le derapate. Per me mi può anche lasciare la passione per le derapate, guarda, te lo dico con tutto il cuore. Ha fatto la stronzata. Si può riavviare. Riavvia. Ho fatto la stronzata. Stava andando bene, ho fatto la stronzata. Che c'è da dire? Non c'è niente da dire. Non c'è proprio niente da dire. Ma che palle, ne ho fatta una, devo farne un'altra. Che palle. Ok, sapevo che ti avrei incuriosito. La passione per le derapate non ti lascerà.
devo arrivare in forza prima, se sei vento. Vinto, fanculo. Anche perché non era una gara che arriva primo. Dovevo soltanto fare punti. Però mi sta sul cazzo questo tipo di gare. Io sono per le cose classiche. Siamo un gruppo di stronzi? Il primo che arriva ha vinto. A me piace quel tipo di gara lì. Io su questo sono banale. E che ci può fare? Sto fatto così. Ok. Andiamo sulla prossima. Andiamo da lui, va. Yo, suppongo tu abbia qualcosa da fare, eh? Vieni a Longhorn di Franklin Terrace. Ci stiamo rilassando lì, a dopo. Vai. Ehi, amico. Volevo mostrarti un percorso, ma a quanto pare potrei fare tardi. 2 Edward 24, devo fare un controllo, passo. Roger 24. Già, farò tardi. Quest'auto è tua? Sì. Patente e libretto. Ho dovuto accostare. Ehi, attacca il telefono. Agente, non mi ero accorto di firmato andare dagli sbirri. Situazione pericolosa per il nostro Manu. Contromano. E si torna al dinner. Oh no, dove siamo qua? Ah, è un altro. Un nuovo posto dove si mangia, insomma. E stanno sempre a mangiare, fanno gare e mangiano, fanno gare e mangiano. Non fanno altro questi, eh. Mamma mia, pancia mia fatti capanna. Biliardi? Cazzo è? Sì, hai ragione. Non ne so veramente un tubo. Giustamente, biliardo. Al biliardo cosa vuoi fare? Giocare al biliardo? Com'era questo? Era buono? Ho capito il tuo gioco. Se sei così sicuro, perché non alziamo un po' la posta? Ecco. $4.
Non devi sperperare i soldi per il college. Per come guidi, ti servirà un piano B. No, Manu, impara qualcosa dal nostro amico qui. Sai che fa? Tiene la bocca chiusa e gli occhi aperti. Forza. Ah. Ehi! Un vero furto. Come ti va? È quasi ora. Quanta caffeina ti sei fatto, Spike? Robin ha ragione, rallenta un po'. Mi spiace, signori, ma il treno non rallenta. Ah. Magnus non è arrivato in vetta andando piano. No, ma in ogni caso tu non sei lui. Ehi, ehi, sentito? Ah, sì, sì, questo è il suono che faccio quando me ne sbatto. Sembra sia il momento. Sì. Oh, tieni acceso il telefono, amico. Stanotte avremo da fare. Andiamo. Grazie tante. Sempre molto emozionanti questi filmati, eh? Un'emozione proprio infinita. Amico, spero che tu sappia cosa succede stasera, perché è davvero pazzesco. Fai una di queste corse e stammi bene. Allora. Ehi, ciao. Fisso i muri e sento le voci. Devo vedere qualcuno. Incontriamoci. Facciamo una corsa, quello che vuoi. Non sì, importa. Sì, non mollarmi, però. Ci vediamo. Vai. Andiamo da Amy, che ha bisogno dello psicologo, va. Aia! Cazzarola, mi sono distratto. Oh, sono sempre sopra il pensiero quando guido. Non c'è niente da fare. Allora, è un miracolo che non ho la patente, perché sennò ero il primo a schiantarmi. Sì, sì, ero proprio il primo. No, soprattutto quando faccio una linea dritta, no? Mi metto sempre a pensare ad altro. Sicuro di quello che sto facendo. E adesso sto andando dritto, mo sto distratto, e poi all'improvviso arriva una cosa e boom. È un classico proprio, Ehi! Ma qui non ti danno proprio tre con questo gioco. Sei esattamente come noi. Allora vai a Royal Park. C'è un po' di gente che prepara una sfida. Pace. Sono troppo logorroici con questo gioco, Ok, aver messo personaggi, storia, tutto quello che ti pare, però darmi tregua non è proprio una cosa tanto brutta, Ogni tanto meno chiacchiere e più azione, direi. Però a parte quello, mi sto divertendo, dai. Ma quello sì, mi sto divertendo. Anche se lo stile che avevano Most Wanted e Carbon, ce l'avano solo quelli. Poi soprattutto Carbon, mi piaceva l'idea dei compagni che gli davi i comandi, che ti aiutavano quando facevi le gare con il team. Quella cosa mi piaceva parecchio. Non è stata presa benissimo da altri, ma io la gradivo. Infatti mi sarebbe piaciuto un ritorno di un gioco simile a Carbon. Assolutamente sì. Vabbè. Vai. Ok, uno contro uno. Ok, vai. Okay, l'uno contro uno è la mia preferita. E andrà tutto bene. Basta che non è roba che bisogna fare curve su curve, guarda. Per il resto mi diverte fare uno.
secondo me fra un po' sarebbe dovuto cambiare la macchina perché... No, madonna, ma l'ho preso di liscio e si è schiantato così. Cioè non la prendo più. Mi sa che Amy non la prendo più. Non lo so, non è ancora detto. Comunque la macchina è potente. Forse il miracolo lo posso fare. Ma giusto perché la macchina è potente, non per altro. Approfitta, appena abbasso la guardia, T'ho fregato proprio male, Amy, sì. Cioè, quella botta l'ha sentita tutta. E qui, vai. Olè. Quella botta gliel'ho fatta proprio sentire. È stata una botta non da poco, la signorina. Ok. Ma ora che sto giocando da solo, no? Se lo voglio mettere in pausa, si può fare. La pausa non esiste in questo gioco. Amico, cosa? Davvero? Sei uno dei migliori, bello. Ci becchiamo dopo. Allora, eccola lì, Amy, che sfreccia verso l'infinito. Vediamo un po' la prossima. Da chi andiamo? Andiamo da lui? Ma quasi quasi. Ehi, amico, volevo mostrarti un percorso, ma a quanto pare potrei fare tardi. 2 Edward 24, devo fare un controllo, passo. Roger 24. Sì, andiamo da lui. E la Leo. Quest'auto è tua? Sì. Patente e libretto. Esatto, patente o libretto. Dai, andiamo da Mike. In che senso prima ero in live? Adesso sono in live. Prima ero fuori, sono tornato verso... Che sono tornato? L'una, l'una e mezza. Sera ero a fare robe fuori, ho mangiato una pizza, cose varie. Allora, raggiungiamo il nostro mago, va? Eh sì, oggi abbiamo iniziato Need for Speed, quello che era uscito nel 2015. È stato il secondo per PS4 dopo Need for Speed Rivals. No, quello nuovo è Unbound. Comunque li ho comprati tutti, ho comprato questo, ho comprato Payback, ho comprato Hit e ho comprato Unbound. Quindi piano piano li giocheremo tutti. Non di seguito perché non c'ho voglia. Ora giochiamo questo, poi porterò altri titoli e poi tornando sui giochi di macchine proseguiremo con gli altri che ho comprato. Che tempo fa erano scontati, io li ho recuperati. Ho preso i primi tre intorno ai 10 euro,
e Unbound mi pare sui 20 euro. Beh dai, Unbound per essere nuovo sui 20 euro direi che ci sta, eh. Prezzone. Dai Robin, Manu è l'uomo più buono del mondo. Può darsi, ma è anche il più maschilista. Ah, non l'hai proprio capito, bella. Ha ragione Amy. Manu viene da un mondo diverso dal tuo. In un certo senso, beh, sta sovracompensando. Meglio che qualcuno lo scompensi, allora. Sì, ti sta piacendo? Ci penso io. Ma ricorda che è importante il cuore dietro le parole, non le parole in sé. Ora devo andare. Ci vediamo all'officina, ok? A dopo. Senti, Rob, Spike sta arrivando e ha qualcosa per me. Vuoi passare anche tu? Non cascarci, Amy. Vorrà farti dare un'occhiata alla centralina da quattro soldi che ha installato. Tranquilla. Sarà l'attesa più lunga della sua vita. Buono, buono, ci sta, ci Ok, sta. Io vado. A dopo. Spike e Robin, wow, beh, è un balletto che imparerai a conoscere. Comunque, ho un po' di roba da fare, quindi ci vediamo all'officina un'altra volta, ok? Ciao. A me mi interessa molto Alan Wake 2, che ho giocato il primo e mi era piaciuto parecchio. In futuro ci farò un pensierino. Sembra molto figo il secondo come l'hanno fatto. Poi è uscito oggi, fresco fresco. Sì, sì, Epic Games, al momento è un'esclusiva di Epic. L'hanno messo su Steam. No, percorso sbagliato. Che macchina è? Aspetta, oddio. Che macchina avevo preso? C'è scritto da qualche parte? Che ce l'ho già da un po', capito? Quindi ma non me lo ricordo. Vabbè dai, quando passo al garage te lo dico. Mi pare che sia una Nissan, mi pare che è una Nissan. Ah, oh, sono arrivato. Oddio, derapate, che palle. Vabbè. E facciamoci queste derapate. È una Ford? Vabbè, dopo questa gara vado al garage e te lo dico. Di palle, questa sarà veramente una rottura di palle. Non amo fare le derapate. Ecco, pure la polizia che rompe i coglioni, non poteva mancare. Dai, fatemi derapare in pace, maledetti!
Vabbè, se continuo così ci arrivo, eh. Però se la polizia mi rompe le palle e mi arrestano, no. Dai, fatemi fare un po' di punti. La prossima curva è questa, eh. Bello, bello, 3000 punti, ottimo. Subaru? Sì, può essere, può essere. Molto probabile. No. Oh, meno male che non è a tempo sta roba, eh. Perché se era a tempo era brutta la situazione, eh. Invece ho tutto il tempo che voglio per fare i punti. Quindi piano piano, l'importante è non farmi arrestare, perché se mi faccio arrestare va tutto in vano. Keo, buono, buono. Se mi arrestano, ragazzi, non combiniamo granché. Siamo a 20.000, dai! 21.000. Dai, poco più di 10.000. No, cazzo. No, questo non ci vuole. No. Il traguardo non ci deve. No, a me servono altri punti. A me servono altri punti, ragazzi. No, che traguardo. Me li dai i punti che ti faccio adesso? Dai, ma per poco. Che palle. La devo rifare allora. Niente, non ce la faccio. Come cazzo faccio a fare tutti quei punti? Niente, devo rifare. Che palle. Vabbè, lo rifaccio, dai. Ah, se non c'era la polizia a rompermi i coglioni ce l'avrei anche fatta. Ma la polizia mi rompeva, non mi dava il tempo. Ma come missione completata? Ma sul serio? Ma non devo rientrare in 35.000. Me l'ha davvero completata. Wow. Ero convinto che devo fare 35.000 punti. Vabbè, non lo so, ho vinto. E vai. Vabbè, ora scappiamo dalla culla, va. Riusciremo a scappare dalla polizia? Chi lo sa. Dai. Dai che stiamo andando bene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olè! Bye. Sì, il nitro ce l'ho, l'ho anche potenziato. Che mai non ho capito, ma perché ce l'ha quel 35.000? Così? Boh. A cazzo di cane c'era questo. Forse se per fare un super punteggio. Poi diceva, se fai 35.000 fai un super punteggio. Sarà stato quello. Comunque vado al garage così ti dico la macchina, va. Vabbè, comunque l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Chi se ne frega. Oh, mi è partito un filmato. Wow. Male. Scommetto che ti ci è voluto un sacco di tempo per farlo. Ho pensato che ti servisse ispirazione. Yo! Ehi! Oh, come va, T? Gara di fantasia, Nakai-san contro Magnus Walker. Chi vince? Ma dai, che domanda insulsa. Così mi deludi, ragazza. No, vi do io la risposta giusta. Io scelgo Nakai-san tutta la vita. A meno che Magnus non guidi una RVB
e l'universo non imploda. Ah, stai imparando. Beh, spero solo un giorno di poter creare qualcosa all'altezza di Nakaison. Cosa ti ho detto? Che il nostro unico limite è l'immaginazione. A proposito di limiti, pensavo a cosa ci vorrebbe per ottenere il massimo in un tuning radicale. E sto parlando di potenze estreme, amico. Semplice. Un mucchio di soldi e un sacco di lavoro, ecco cosa. Voglio dire che il rischio è quello di adagiarsi. Non siamo arrivati fin qui solo per smettere di usare. Fate il dito, maleducata, buh. La reputazione che ti fa avere i soldi per un'auto così è una cosa che richiede dedizione. Scusa, amico, ho rovinato tutto. Già. Quello non sta bene. Ha fatto il dito, che bambina cattiva. Allora, vediamo un po', va. Subaru, sì, è una Subaru. Allora, vediamo se abbiamo delle nuove modifiche, va. Prima di tutto questo, quando è che si può cambiare macchina? Cioè, non è che mi offendo se mi danno un'altra macchina, eh. Ricambi in arrivo. Allora, vediamo. Qui nulla. Niente. Nulla. Oh, qui c'è qualcosa. Grazie. Niente. Livello 41 addirittura. E voglio mangiare banane. Livello 26. Questo cos'è? Oh, è il nitro. Posso mettere un nitro più potente? Aspetta però. Questo può essere ricaricato eseguendo azioni di guida. No, preferisco quello che si carica nel tempo. Quindi aspettiamo questo qua. Anche perché questo è uguale a questo qui. Allora aspettiamo questo. Ma fino a che livelli arriva il nitro? Ah, questo è l'ultimo. Quindi a 36. Ok. Nulla. Niente. Facciamo questo. 21. Ok. Posto. Niente. Vabbè, basta, sono i soliti questi, li abbiamo già visti. È inutile che guardiamo altro. Vabbè, a posto. Ecco, facci bere un bolero, va. Che siamo un po' assetati. Grazie mille per il bolero, Leo. Che oggi mi sono fatto una pizza con le acciughe e c'ho un po' di sete. Allora, vediamo un po'. Allora, abbiamo quattro cose. Questo chi cazzo è? Ma chi è un maniaco? Ma che cazzo è sto tizio? Lo chiamiamo lo specchietto. Ma sfugge un inseguimento di 2 minuti. E come si fa? Come si attiva questa cosa? Scusa, questo si può attivare. Amico, ma questo? Conosco dei tizi che si divertono solo con dei razzi come il tuo. La briglia sta per nel tenere le chiappe lontane dalle loro grinfie. Fai credi di poterti catturare e poi prendili per i fondelli. Ingaggio in seguente 2 minuti. Non farti prendere, ci sentiamo. Vabbè, se mi capiterà. Allora, che voleva Amy? Scusa, fammi risentire. Ehi, amico, conosco
dei tizi che si divertono solo con dei razzi come il tuo. Un club esclusivo, capito? Se sei pronto, e non molti lo sono, puoi entrarci. Attento però, fanno sul serio. Fammi sapere. Termina tra i primi due in auto, in un'auto con almeno 350 cavalli. E la mia non credo che arrivi a 350 cavalli, quindi per adesso, per sicurezza, nel dubbio, lasciamo perdere, poi la vediamo. Andiamo da questa che da un po' che non la faccio. Ehi, beh, non pensarci. Tutti possono avere una serata, no, giusto? Ti serve un cambio di scenario, tipo una prova a tempo. Vediamoci, non farmi aspettare. A dopo. Ah, la ragazza non vuole farsi aspettare, eh. Vai. Andiamo. Olè! E vai! Questo succede quando si guida contro mano. Si potrebbe arrivare un simpaticone e farti ciao ciao con la manina. Ma siamo ancora contro mano? Sì, sì. È bello che come percorso mi dà questo. Cioè, come percorso mi dà un percorso contro mano. Beh, grazie, è molto gentile. Ma voi siete fuori di testa. Cioè, vuoi vedere come percorso giusto contro mano? Darmi quello accanto? No, eh. Vabbè. Fammi andare con prudenza, va. Meno male che avevamo il casco. Vedi, vedi che è utile il casco? Se non avevo il casco mi ero fatto la bua. E invece il casco mi ha salvato. Faccio bene io a mettermelo quando guido, va, che non si sa mai. Oggi hai provato a riscattare le emote del giorno? Se non l'hai fatto, prova a farlo, no? Vediamo che emote ti esce fuori. Magari ti esce anche quella limitata, quella che ho messo dei livello 2. Devi aspettare? Sì, ma perché? Quando l'hai fatta? Aspetta, aspetta, ho sbagliato strada. Vabbè, ma allora l'hai fatta prima. Quale ti è uscita? Fammela vedere, no? Se l'hai fatta prima, fammi vedere un po' quale ti è uscita oggi. Quale hai al momento di emote?
Ah, non c'hai i punti per farla, stai a secco. Beh, strano comunque, vieni spesso qua. Pensavo che ormai un po' di punti te li rifatti, eh. Comunque qualche giorno fa, non so se lo sai, ho aggiunto due cose nuove. Ho aggiunto quella per mandarmi in galera e poi quella dove posso fare una voce diversa. Cambia voce. Dove in modo randomico faccio una voce particolare. Sono le due cose nuove che ho messo. Prova a tempo, Facciamo sta prova a tempo, vediamo un po'. Più veloce di uno struzzo. Ok, sai cosa fare. E non di uno stronzo, sia chiaro. Siamo belli rapidi, dobbiamo essere qua, Corri! Corri! Vai là, Gomu! Dai! A posto. No, ma io stasera ero fuori, sono tornato verso mezzanotte e mezza. Quindi non c'ero. Poi sono tornato a casa e sono andato in live. Io ho quasi finito Final Fantasy qua, manca il boss finale. Che lo faccio domani. Ah beh, ci sta. Chi è che chiama? Manu mi sta chiamando. Cosa vuoi? Ehi, bello. Gli sbirri mi stanno rendendo la vita difficile. Questi sbirri. Tento un'ultima corsa e me ne torno a casa. Raggiungimi e diamoci dentro. A presto. Ah, quindi questa è l'emote che ti è uscita. Ancora. Ma mi chiamano in continuazione in questo gioco. Ma mi date un po' di tregua. Eccitante, no? Bravo, un bel wow! Wow! Li trovo a pochi isolati, dobbiamo andarci. Ci vediamo lì. Ah, i Proton Bound. Ancora? Ma mi stanno chiamando tutti, ma che è una cosa tremenda, oh. Ma io sono messi proprio d'impegno, sti stronzi. Ho dovuto seminare uno sbirro, ma sto andando ora. Non ho altro da dire. Chiudo. Ma io, come dicevo a Leo, tempo fa li ho presi tutti, quelli nuovi. Ho preso questo qui che è Need for Speed, ho preso Payback, ho preso Hit e ho preso Unbound, che erano tutti scontati. I primi tre erano scontati su 10 euro e Unbound a 20 euro. A me piacciono molto i Need for Speed, cioè li ho giocati praticamente tutti, quindi mi mancavano giusto questi nuovi e li ho recuperati. Quindi mo piano piano fra una cosa e l'altra li porterò. Non tutti insieme perché non c'ho voglia di giocarli tutti insieme, però che ne so, adesso gioco questo... Poi porto altri titoli, poi magari porto, che ne so, Payback, capito? Quindi un po' alla volta li giocheremo tutti e quattro. Almeno così gli diamo il tempo, capito? Sennò poi li divoriamo subito e ci salutano, capito? Ce li gustiamo. Comunque, entro mercoledì scheda nuova. Molto bene. Molto, molto bene. Perfetto. Così finalmente faremo un salto di qualità, no? Se domani pagano mio padre, la prendo già domani. Bene, ottimo. Dai, così iniziamo a fare qualcosa insieme, eh. Ci divertiamo su qualche bel giochino, eh. Magari su Naraka iniziamo a combinare qualcosa. Dai, che ti istruisco. Ti dico un po' di robe su Naraka e ci divertiamo. Anche perché da un po' che non ci gioco su Naraka, quindi ci sta. Allora, vediamo un po'.
Questa l'abbiamo fatta, no? Vediamo un po' la prossima. E vediamo un po' tutta sta gente, il delirio proprio. Da chi andiamo? Andiamo da lei, va. Risentiamo il messaggio. Visto, eccitante, no? Non fermiamoci. C'è un ritrovo a pochi isolati. Certo, certo. Ci vediamo lì. Sì, dovresti risolverci, la tua situazione dovrebbe migliorare parecchio. Allora, andiamo al raduno. Aspetta, no, termina tra i primi tre nel touch. Ok. Ancora a chiamarmi, è sempre lei. Sai poi. Cos'è nuovo? Puzza di gomme bruciate ed è davvero Madonna, veramente, sono degli accordi sto gioco però. Partecipiamo tutti, dovresti. Non fanno altro che chiamarmi, oh, ma io lo stacco questo telefono. Datemi tregua, ragazzi, datemi tregua. Sono un po' degli accollini in questo gioco. Ottimo, ottimo. Guarda, Gomu, se prima o poi ti prendi anche un bel Elden Ring, che ci giochiamo insieme, non sarebbe male, eh. Facci un pensierino. Che Elden Ring in cooperativa è molto divertente. Aia. Che sono i sbirri? Sbirri? Allora, com'era la missione? 2 minuti? Dai. Devo stare 2 minuti con gli sbirri, vai. Venite, ragazzi, facciamoci questo bel giretto, dai. Oh, che fate? Oh, che mi perdete? 2 minuti? No, dai! Ma 2 minuti dobbiamo stare! Venite! Dai, che siamo al primo minuto, vai! Siamo vicini al primo minuto. Oh. 58, 59. Primo minuto sistemato, dai. Tocca al secondo minuto. Dopodiché sprecciamo. E chi si è visto si è visto. Ma ricordati che io ce l'ho originale. Non so se la mod funziona sul mio, eh. E sinceramente non ho voglia di toccarlo il mio, perché non so se mi bannano o cose così, capito? Non mi va di rischiare. Sta arrivando il secondo minuto, eh. 20 secondi. Dai. I secondi. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ok, 2 minuti, via. Via. Ho detto via, non mi devi rompere le palle. Via. Veloce come il vento. Bye. Venitemi a prendere, va. Mi piacerebbe, e invece. 4, 3, 2, 1. Olè. Dovrei aver fatto l'obiettivo, no? Giusto? Sì, obiettivo fatto. Uff.
Ho visto che l'ha usata. E lui l'ha originale, che ha fatto la run con Sidonia. In ogni caso mi informo bene su sta mod. Vabbè, tu informati. Lo vediamo, dai. Senti, ma tu Dark Souls il primo, la versione remastered, l'hai giocato? Che in futuro io lo devo portare, che la versione remastered non l'ho ancora giocata. Perché volendo potremmo fare su quello. Io ho giocato soltanto la versione vecchia, quella remasterizzata ancora no. Allora, il test definitivo è in fatto di stile e velocità. No, ma quello non costa molto. Dovrebbe costare al massimo 20 euro. Forse anche meno. Un attimo che controllo. Vediamo un po'. Dark Souls. Allora. Allora, qui me lo dà a 33. Ora vediamo da altre parti. Tu considera che quando l'ho preso io l'ho preso con uno sconto che stava a 5 euro. Vediamo qui. Tanto non lo gioco nell'immediato, quindi si può anche aspettare uno sconto e poi quando è lo recuperi. Sempre così. Qui quanto sta? Sì, sta sui 30 euro. Ti conviene aspettare uno sconto. Vabbè, quando arriva uno sconto magari lo recuperi. Allora, che dobbiamo fare? Era questa? Sì, era questa. Ah, vedi tu, se vuoi aspettare, se no ma che te lo prendi. Inizia evento, vai. Vai, ora facciamo vedere cosa sappiamo fare. Vabbè, devo terminare fra i primi tre, quindi pure se ne arrivo primo non fa niente. Ma è la cosa che devo fare i punti, questa. Quello che avevo fatto all'inizio. Capito qual è? Quindi non è che devo superarlo. Vabbè, roba di derapate. Sto io 18.000, ma come ho fatto? Oh, sono primo ragazzi. Fantastico.
Ho fatto dei punti assurdi. Ero a 30.000. Mi sa che sto vincendo in un modo mostruoso. Qui arrivo primo sicuro. Io sto a 44.000 e il secondo a 25.000, rendiamoci conto. Posto. Vittoria. Senti, Elden, penso subito se Dark Souls si può fare più avanti, aspetta. Non lo so, dimmi tu. Per me è indifferente. Cioè, se vuoi prenderti Elden Ring, prenditi Elden Ring. Tanto Dark Souls Remastered non lo giocherò subito. Cioè, Elden Ring non mi faccio problemi a farmi una partita. Possiamo organizzare qualche collab, ci giochiamo insieme. Tanto lì ho tutto sbloccato, tutto fatto, quindi. Bene, decidi tu, decidi tu. Anche Spike approverebbe. Io torno alla roulotte. Posso trovarmi se ti va, ok? Ciao. Alla roulotte? Sono quasi tentato. Che succede? Tutto il lavoro fatto e poi non ti presenti? Questa gente non offre in. Comunque non mi danno tregua qui, eh. Pensaci. Cioè faccio una gara e poi mi mandano 3.000 vocali. Una cosa allucinante. Non mi vogliono far respirare in sto gioco. Allora, che vuole questo adesso? Fai arrivare la multa a 2500. Ricordati, raggiunto quel livello, non puoi più tornare indietro. Allora, da chi cavolo vado? Che voleva questo? Ehi, hey, ok, quindi sei esattamente come noi. Allora vai al Royal Park. C'è un po' di gente che si prepara una sfida. Pace. Royal Park, eh? Perché no? Dov'è che sta? Eccolo qua, vai. Ci facciamo questa e poi per oggi mi fermo, va. Comunque sì, dai, è carino questo Need for Speed, non mi sta dispiacendo. Sono un po' un accollo i vocali che mi mandano, però a parte quello, per il resto è divertente. Ancora, e dai però, che palle. Non lo so cosa voglia. Vabbè, è una pessima scusa. Io sì, che non mi rompete più i coglioni con i vostri messaggi vocali, ecco cosa non voglio. Spike, non parlo. Ehi, fare cosa? Chiudo. Che problema? Un po' tutto. Ho capito. Ci rilassiamo? Che ne dite? Non posso, ho delle cose da fare. Del tipo? Delle cose. A me serve una pausa. Brutta serata, eh? Già, brutta serata. Ci vediamo dopo. Sono già a livello 11, ragazzi, però. Aia.
aspetta, strada sbagliata. No, aspetta, strada sbagliata. Ovviamente contromano me la devo dare la strada giusta. Grazie, gentili. Ma quanto siete gentili. Arrivati. Ok, vai, gara sprint. È uno contro uno? Guarda chi c'è! Preparati, amico. O la va o la spacca. Con me o te? Sono già primo. Beh, grazie, gentili. Non so quanto durerà questo vantaggio, però grazie mille. Cornutazzo di Spike, eh?
finché è dritta. Basta che non mi ritrovo nessuno davanti. Eccolo lì, lo sapevo. Lo sapevo, era prevedibile. Non è che non me l'aspettassi, eh. Peccato proprio adesso che mancava poco. Peccato. Ho vinto o ho perso? Me la dai vinta? Non lo so. Mi sa che è vinta. Eh sì, mi sa che è vinta. Sì, me l'ha data vinta. Ma se non facevo quella cazzata la vincevo io, Come fai? Come ci riesci? Ad arrivare al secondo? Anche dopo aver toppato. Facendo cazzate, ecco. Riesci a stare sulla breccia. Amico, ti ricordi di Brin, vero? Il tipo dell'ultima gara? Beh, non si dà pace. Vuole una rivincita. Solo tu e lui. Visto cosa riesci a fare? Grande! Io ho pace. Ti ha detto bene perché ho fatto quella minchiata, altrimenti non avresti vinto. Vabbè, comunque, direi che per ora ci possiamo fermare, va? Divertente comunque, dai. Sì, non male. Direi che ci può stare. Però da un po' che non giocavo Need for Speed, L'ultimo che ho giocato, appunto, è stato Rivals, quindi ci sta. Questo bel ritorno su Need for Speed ci sta alla grande. Questo capitolo si sta rivelando carino, anche se sono un po' degli accolli i personaggi che incontri, comunque, gli altri amici della crew. Però, a parte l'accollini, ha il suo, da vedere è figo, e il sistema di guida è il solito di InfoSpeed, quindi dai, vedremo un po' più avanti cos'altro ci riserverà. Quindi che dire, ragazzi, che dire, dopo questo assaggio di Need for Speed, per oggi è tutto, dal vostro like, hasta la vista!